Problemi di vivere da sola, o meglio, problemi di vivere senza genitori. Come sapete, ormai è qualche mese che vivo a Milano, quindi vivo senza i miei genitori. E fin da subito ho notato le differenze perché ce ne sono veramente tante. La cosa più assurda per me è che nel momento in cui tu poggi qualcosa lì, qualcosa che magari devi buttare o magari dei panni sul letto, assurdo, ma rimangono lì. Nessuno li leva. Ciao mamma, se guarderai questo video, ma mi sono veramente resa conto di quante cose fai senza neanche saperlo. Altro problema è senza dubbio la spesa. Cioè, in realtà mi piace tantissimo fare la spesa, ma non so perché il frigo rimane sempre comunque vuoto. La grande problematica è che nel mio condominio è senza ascensore. Infatti mi sono dovuta adattare e ho fatto delle scelte. Per esempio, non compro più le bibite pesanti da portare su per le scale, ma anzi, le wrap mi ha letteralmente salvato. Infatti proprio in questo momento la stavo preparando, anzi voglio pure provare un nuovissimo pod. Questo qui si chiama il Candy Island. Vediamo un po' com'è. Molto buono. Mi ricordo una cosa nello specifico, ma non saprei dirvi cosa. Forse una sorta di caramella, perché è molto zuccherato. La cosa positiva delle wrap, oltre a aiutarmi a bere tanta acqua, mi aiuta appunto nell'evitare di comprare bibite e portarle su per 3 piani. Un'altra problematica a cui non avevo mai pensato sono le bollette, anzi le volture. Io non so se voi abitate da soli, ma ovviamente abitando sempre con i miei genitori non mi ero mai posta questo problema su come funzionassero le volture. Per me è letteralmente un mondo totalmente nuovo. Anche in questo caso ammetto che c'è stato bisogno del supporto dei miei genitori a distanza. Poi, vivendo solo, ho capito cosa significa pulire ogni volta che si sporca, perché nessuno lo farà al posto tuo. Ho capito anche cosa significa fare in continuazione lavatrici, stenderle, ritirarle, stirare. No, stirare è esagerato. Effettivamente compro appositamente dei vestiti che non devono essere stirati, perché così evito di farlo, perché purtroppo non mi piace per niente. La cosa più assurda è che in realtà mi sta veramente piacendo mantenere casa ordinata. E io sono sempre stata una persona molto disordinata. Non so cosa mi sta succedendo, forse sto crescendo. Ovviamente non fraintendetemi, non è che nella mia casa con i miei genitori non facevo nulla. Anzi, avevo le mie mansioni. Però vivendo da sola ho realmente capito quante cose facevano i miei senza che io neanche me ne accorgessi. E se voi invece abitate da soli, sono curiosa di sapere quali sono le cose che avete notato, le varie problematiche.